questo momento di fede nel quello del quale vogliamo pregare, nei nostri figli, vogliamo pregare per le nostre famiglie, per i genitori che hanno portato i figli questa processione, che vogliono dire l'aiuto, la benedizione di San Donato. Vogliamo pregare per la nostra fede, vogliamo pregare per la fede dell'Italia, la nostra città calda, l'Italia. Mi diceva una persona ieri che tornando da, anzi oggi, tornando da una cittadella in un paese dell'est che è vissuto sotto il dominio, insomma, della Russia, e si era accorto che lì la fede, uno stato cristiano, tradizione cristiana, la fede è zero. Le chiese sono dei musei, cimiteri, si pagano per i servizi tali. Come loro.
misericordia che ci dona la forza di perdonarci, null'altro. È la gioia di amare ed educare i nostri figli, affinché possiamo rivelare e comunicare loro il tuo amore provvidente, dolce e forte. Questo è il bene più grande che i figli si possa donare. Amen. Adesso ci prepariamo per far schioccare le nostre lingue in un bel bacetto nei nostri bimbi. Per bimbi si chiede terminiamo, ma anche il tipo di psicologici deve mandare questa processione. Ringraziamo la Protezione Civile, ringraziamo la Croce Rossa, ringraziamo la banda e non so più di ringraziare. Ci siamo tutti, alzate le mani se non anche va bene. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione di Dio Onnipotente, per l'intercessione di San Donato, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. In nome del Signore.